Il titolo della nostra trasmissione di questa mattina è Stadi chiusi alla violenza e al razzismo. Più che un titolo è un augurio, un impegno, perché al momento gli stadi sono uno dei luoghi dove violenza, razzismo, xenofobia trovano i luoghi per sfogarsi, per essere presenti. E razzismo, xenofobia e violenza da parte di sedicenti tifosi vengono esercitati anche al di fuori degli stadi. Gli ultimi due episodi sono successi nella capitale. Due sere fa, nella festa per il compleanno della Lazio, una festa di piazza si è trasformata in guerriglia urbana con 8 poliziotti feriti, e proprio ieri sono stati ritrovati a Roma alcuni volantini di chiaro stampo xenofobo e razzista firmati da alcuni tifosi della Roma. Ecco, cercheremo di capire quali sono le ragioni di questo fenomeno e come il mondo del calcio, il mondo dello sport e la società civile possono arginare un fenomeno che non è più, a nostro giudizio, non è più soltanto un fenomeno di ordine pubblico, ma che ha altri aspetti di origine culturale e probabilmente si inseriscono in una humus della nostra società che purtroppo va nella direzione di cui stiamo parlando. Vorrei dare il ben arrivato ai nostri microfoni a Vincenzo Manco, che è il presidente dell'UISP. Buongiorno presidente, ben arrivato ai nostri microfoni. Presidente, grazie, quello della violenza e del razzismo è un fenomeno certo molto diffuso nel mondo del calcio, ma purtroppo non solo nel mondo del calcio. Lo sport dovrebbe essere, spesso è, luogo di educazione alla convivenza, alla creazione di comunità, al fare squadra, ovviamente anche alla competizione, ma una competizione sana. A volte però si trasforma nell'occasione per tirar fuori razzismo, violenza, in maniera non solo impropria, ma anche fuori luogo. Ecco, come il mondo dello sport può e deve reagire a tutto questo? Ma intanto vi ringrazio ancora per l'opportunità che mi date. Io credo che al fondo di tutto questo è dell'ennesimo episodio violento, che poi tra l'altro si è anche tramutato in una vera e propria tragedia, purtroppo, che è vero, non riguarda soltanto il calcio, riguarda anche altre situazioni, diciamo, del mondo sportivo, ma nel calcio, e io aggiungerei nel calcio italiano, nel mondo, diciamo, dello sport calcistico italiano, assume anche una vera e propria forma di anche di estremizzazione, voglio dire, dell'elemento e violenza. E credo che sia legato al fatto che nel nostro paese si investe poco in dibattiti, approfondimenti, vere e proprie occasioni permanenti per discutere di cultura sportiva. Questo è un paese che ha un deficit profondo, credo, rispetto a questo tema. Ha un deficit profondo nel rapporto con la scuola, ha un deficit profondo nel rapporto con le società sportive, ha un deficit profondo nella cultura diffusa della politica e delle istituzioni, io aggiungerei. Noi siamo un paese che non ha, a differenza di altri, nel proprio ordinamento una definizione di sport. Non la si trova. Non c'è scritto da nessuna parte in una norma del nostro paese che dica lo sport è. Faccio per esempio riferimento a quanto il libro bianco della Comunità Europea nel 2007 invece, come dire, pubblicò, definendo appunto l'idea di sport non soltanto tutta quella parte appunto competitiva, organizzata, eccetera, ma anche tutta l'altra parte a cui lei faceva riferimento, e cioè la cultura del movimento che spesso e volentieri incrocia le politiche pubbliche e soprattutto politiche appunto di integrazione, di inclusione, di comunità, di sostenibilità, diciamo, anche dal punto di vista ambientale, quindi sostenibilità dello sviluppo della cultura sportiva in genere. Mancando tutto questo e incrociandosi con, bisogna anche dirlo in maniera molto franca, io ascoltavo prima, diciamo, l'intervento appunto di Silvestri, è evidente che in questo paese, per tutta una serie di motivi e di cause che ben conosciamo, esistono zone franche tollerate. È evidente. Allora qui c'è un punto.
tutte le volte DASPO, non è DASPO, bisogna chiudere, non bisogna chiudere i tornelli, cosa facciamo, eccetera. Io credo, prima di tutto, che bisogna chiamare ad una responsabilità, non semplicemente come fa anche il sottoscritto in questo momento, una responsabilità del governo che dice c'è un forum permanente delle società sportive, sarà presso la federazione, sarà presso le federazioni, sarà presso gli enti di promozione sportiva, sarà presso il ministero, presso la presidenza del consiglio, un forum permanente in cui il tema diventa il tifo è un tifo popolare. La società sportiva, oltre al business, deve anche garantire una ricaduta nelle comunità locali, perché quella rappresenta l'attaccamento alla maglia del tifo popolare. Nasce in questo modo. È una, anche uno delle tanti, tanti modi per rappresentare la comunità del luogo, di quel posto. Oggi è assolutamente business, oggi è merchandising. È brutto? È criminogeno questo? No. Ma se l'idea di organizzazione di sport, se l'idea di organizzazione degli eventi spettacolari sono esclusivamente legati a questo, e magari adesso tutti pronti a tirare fuori gli striscioni no alla violenza, no al razzismo, bisogna costruire una cultura dal basso che deve essere quotidiana, permanente, coinvolgimento dei calciatori, società civile, come si diceva prima, società sportive, scuola, educazione civica. Altrimenti non se ne esce, così come purtroppo non se ne esce rispetto a tantissime altre occasioni. Aggiungo e chiudo, sì. Mi è piaciuto molto l'intervento di Ancelotti in questi giorni, sì. Perché aggiungo un ulteriore elemento, ma fa schifo, mi perdoni il termine, a ognuno di noi assumersi la responsabilità di una disobbedienza civile di fronte ad atti di quel genere, di fronte ai bu, perché sennò la discussione è sempre l'interruzione della partita, il regolamento, cioè aspetta, è quest'ora, bisogna aspettare. Ci sono stati atti di disobbedienza civile in questo paese e nel mondo, al di fuori anche dello sport, che hanno modificato la cultura delle comunità e dei paesi. Ci assumiamo tutti la responsabilità di un atto del genere. È evidente che lo si deve dire prima. Da qualche parte bisogna scriverlo. Se l'allenatore ritira la squadra e abbandona il campo, sappiatelo che può accadere. Perché se non lo si fa è evidente che ci può essere un problema di ordine pubblico, ma lo si dice all'inizio di ogni campionato del calcio, del basket, della pallavolo. Sappiate che in quell'occasione, se c'è qualcuno, e si scrivono chi sono i soggetti, sono i calciatori, è il capitano, è l'allenatore, è il presidente che è in tribuna, bene, quel gesto è un gesto che è previsto dalla normativa, e se lo si fa gli altri che hanno fatto buche, hanno incitato la violenza, il razzismo e quant'altro, sanno che incappano in quella roba lì. E l'organizzazione, dell'ordine pubblico è legata a quella e non semplicemente a. Tutto questo però va messo insieme, ripeto, non soltanto con azioni semplicemente, repressive, ma accompagnate, che sono comunque necessarie, per carità, ma accompagnate anche ad una quotidiana costruzione di una cultura popolare rispetto a quello che è appunto il tema del tifo, la funzione della pratica sportiva, la rappresentanza di comunità, eccetera, eccetera. Mi perdoni se sono stato lungo. Il Presidente, assolutamente, volevo soltanto ricordare agli ascoltatori di Radio Articolo 1 e a quelli che ci seguono via Etere sui 97 e 700 a Roma, che il gesto di Ancelotti, a cui il presidente dell'UISP Manco faceva riferimento, è l'aver affermato che, a prescindere da quanto deciso dal governo o detto dal ministro dell'interno, la squadra del Napoli, ha affermato Ancelotti, sospenderà la partita, smetterà di giocare qualora si dovesse verificare di nuovo la situazione per la quale dei cori razzisti dovessero essere declamati ad indirizzo di giocatori in campo, e questa appunto è un'assunzione di responsabilità. Presidente Manco, regole che vanno fatte rispettare e assunzione di responsabilità individuale, le regole che ci sono sufficienti a suo giudizio? Credo che non siano per nulla sufficienti, proprio perché ha ragione Silvestri. Manca una vera e propria assunzione di responsabilità, io voglio essere molto franco, che non è semplicemente legata a questo governo. Anche altri governi purtroppo non si sono assunta la responsabilità fino in fondo. Certo che c'è una cultura oggi, fuori dagli stadi, fuori dal mondo dello sport, fuori dal sistema sportivo, che rischia di
connettersi, di creare un link, perché purtroppo la disumanizzazione di ogni argomento, diciamo, che impatta con una politica pubblica che stiamo vivendo negli ultimi tempi nel nostro paese, anche questa cultura stessa costante, quotidiana dello scontro, di non riuscire ad avere un confronto pur nella diversità, magari a volte anche profondissima, delle posizioni. Non voglio qui essere retorico nel ricordare i padri costituenti che hanno messo in piedi la Costituzione italiana, di cui tutti, diciamo, si vantano essere la più bella del mondo, dal centrodestra al centrosinistra e via dicendo, poi intervenendo poi, diciamo, con riforme e quant'altro sulla stessa. Però lì c'è stata una grande, ora c'è il rischio dal punto di vista della cultura diffusa, quindi non soltanto la cultura, diciamo, sportiva, di abbandonare completamente quei valori che sono scolpiti e sanciti all'interno della nostra Costituzione. È evidente che lo stadio, la curva, quel mondo degli ultra, che non è appunto il tifo popolare, che sono, come diceva appunto Silvestri, ma come sappiamo e diciamo costantemente tutti che appartengono, coloro che appartengono alla cultura antirazzista, alla cultura solidale, alla cultura, come dire, dell'inclusione di una comunità bella e convivente, pacifica, è evidente che di fronte a questo il tema delle regole arriva, come dire, costantemente a fagiolo e a pallino. Certo. È necessario assumersi una profonda responsabilità, non nascondere più ciò che quotidianamente leggiamo, il rapporto tra le frange estreme di ogni curva con le società sportive. Non voglio ricordare qui a tutti noi l'episodio, dire, no, della Roma, sì, di Totti, di altri, ne abbiamo vissute tante, è il classico segreto di Pulcinella di questo paese. Allora io aggiungo una cosa, siamo davvero di fronte ad un governo del cambiamento? E ora cominciamo a ragionare anche su questo, ci si assuma la responsabilità fino in fondo, anche se, come dire, giustamente lo si ricordava anche prima, gli atti, gli incontri, le riunioni di questi giorni non hanno sortito l'effetto che era necessario far sortire. E infatti questo è proprio evidente, diciamo, questo, il tema, no? Questo è il punto. Incontri si sono alternati anche ieri pomeriggio, ma ci si aspettava un esito diverso a questi incontri. Io ringrazio davvero Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, per essere stato ai microfoni di Radio Articolo 1 questa mattina. Presidente, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buon proseguimento, grazie mille.